stato per 5-6 anni, come ha detto anche Bruno Tassi, è stato uno dei migliori in assoluto. In assoluto, era difficile vincere con lui, era difficilissimo. Bisognava fare un gioco tutto particolare, perché quando me l'hanno presentato a me, ci siamo giocati sul Manzoni e abbiamo giocato 27 ore consecutivi. E ho vinto io tre partite. La gente che a stare a guardare sono stati 27 ore sempre sugli spalti, che hanno mangiato il panino, hanno dormito, sono stati lì per tutto. Vinci io tre partite, ma mi ha cambiato 5 miliardi. C'erano 11 miliardi, abbiamo cambiato 5 miliardi. Ma io avevo un gioco, quando me ne sono accorto che lui faceva il gioco a due giri col pallino su, se uno gli teneva dietro non si poteva vincere. E allora io facevo come ha fatto Bruno Tassi, tiravo giù il pallino, hai capito? E poi più io tiravo e vincevo così, perché io ero più colpitore di lui. Lui di calcio le tirava di striscio e le tirava sempre giù per il castello, hai capito? Era bravissimo. A bocciare era bravissimo, però faceva quel giochino lì a un due giri. Bocciava, gioco su, murata la palla su e pallino su. Se uno andava a punto, non erano abituati nessuno ad andare su a punto, perché i biliardi erano tutti un po' duri, ce n'era qualcuno dei riscaldati, ma allora erano quasi tutti freddi. Si trovano tutti handicappati a giocare col gioco su. Sbagliavano, e lui aveva delle carambole che era micidiale.